Buongiorno a tutti amici della libreria di Mano in Mano, bentornati alla nostra rubrica dedicata ai libri. Su questo canale alterniamo due rubriche, una dedicata alla letteratura di varia e una, come questa settimana il suo turno, dedicata a edizioni rare, antiche, tirature limitate, opere da collezione, pregiate. Questa settimana infatti vi raccontiamo di tre libretti d'opera davvero eccezionali, due musicali da Donizetti e uno da Bellini, che hanno come particolarità quella di essere stati composti apposta per delle rappresentazioni ad hoc. Scopriamo insieme. Il primo libretto è Lucrezia Borgia, musicato da Donizetti. La prima rappresentazione è stata nel 1833 al Teatro La Scala e noi possediamo un libretto che racconta proprio di questo debutto, la prima. Particolare l'avvertimento che trovate proprio all'inizio del volume, in cui il librettista Felice Romani ci racconta quanto è stata dura dover ridurre in libretto d'opera musicale il complesso dramma di Victor Hugo. Nel volume trovate l'elenco degli interpreti che hanno contribuito a realizzare l'opera. E la cosa particolare è che sono raccolti tutti gli interpreti, dagli attori ai musicisti, gli strumentisti, ma anche i sarti di scena, i parrucchieri, tutte le figure professionali che hanno realizzato questo capolavoro. E non mancano anche di essere nominati i ballerini, perché infatti alla fine dell'opera spesso si svolgeva il balletto. Proseguiamo, il secondo libretto di oggi è Linda di Chamonix, anche questo musicato da Donizetti, è stato realizzato per la prima volta nel 1842. Noi possediamo la rappresentazione di due anni dopo, nel 1844. Il debutto avvenne al Teatro di Vienna, questa rappresentazione del 44 invece al Teatro La Scala di Milano. Anche qui troviamo l'elenco dei personaggi e degli interpreti che hanno contribuito a realizzare l'opera. Quest'opera è molto amata dai soprani che negli anni si sono cimentati nel ruolo soprattutto della protagonista ed è un'opera che è stata realizzata tantissimo, ha avuto molte rappresentazioni anche nel corso del Novecento. Concludiamo con La Sonnambula, il melodramma musicato da Bellini. Il debutto avviene nel 1831 al Teatro Carcano di Milano. Noi possediamo l'opera che è stata realizzata nel 1833, sempre al Teatro Carcano. L'interprete originale è stata Giuditta Pasta, che con Rubini ha contribuito a rendere immortale questo capolavoro di Bellini. La nostra opera ha come interprete invece Fanny Persiani. Anche qui trovate l'elenco di tutti i personaggi e gli interpreti. Questi tre libretti d'opera hanno un fascino speciale, innanzitutto perché ci riportano nel mondo della fine dell'Ottocento, quando il teatro era un luogo di socialità molto importante, e poi perché hanno di speciale quello di essere stati realizzati ad hoc per specifiche rappresentazioni teatrali. Per avere maggiori dettagli su queste tre opere potete visitare il nostro sito, trovate la descrizione completa su www.dimanoinmano.it. Grazie e alla prossima video recensione.